Sarà meno di 6-7 minuti. Se non parlo tutti, ce la facciamo per le 20. Grazie per l'invito. Chiedo solo 10 secondi perché mi devo trasformare. E voilà, perché il politico è il buffone di turno per moltissimi astensionisti e per moltissimi di noi. Ecco, la differenza tra buffone e clown è profonda. Il clown porta serietà professionale facendo sorridere per la felicità della gente. Allora, trasformando in metafora tutto questo, che provocatoriamente adesso ho raffigurato, da buon seguace di Patch Adams, e sempre nel suo campo professionale, altro microfono, per favore. Abbiamo problemi con la censura. La censura al clown, non credo proprio, il clown è troppo simpatico a tutti. E dicevo che il trasformismo, ecco, non è serio. Il popolo della famiglia, come ho sentito voci che dal popolo della famiglia sono da appoggiare al 100%, e prima di tutto di questo movimento che propone quello che è scritto sulla fotocopia che è distribuita a tutti, parte però da un altro concetto: la famiglia. Ma come? Cittadino, lavoratore, stai scherzando, la famiglia, cosa te ne interessa? La famiglia, adesso poi unioni civili, eccetera, eccetera, che quale famiglia? Allora il popolo della famiglia si propone per la famiglia naturale. Famiglia naturale vuol dire cittadino e lavoratore, pensionato e disoccupato, e a scaletta tutto quello che volete. Nasciamo tutti fino adesso da una famiglia. Cosa vuol dire famiglia nel senso lavoro, disoccupazione e pensioni? Il popolo della famiglia la pensa così: se la famiglia ha priorità come nucleo centrale dello Stato, cioè come attenzioni sociali e previdenziali dello Stato, sta bene il cittadino e sta bene il lavoratore nella grandissima parte, poi ovviamente non si è mai al 100%, le altre categorie seguiranno altre priorità, ma se lo Stato pensa alla famiglia, la famiglia premia lo Stato, e lo sappiamo dove si attivano, non parlo solo dei paesi nordici, ma in tante altre realtà statali dove la centralizzazione diminuisce e la parcellizzazione di cosa conta il cittadino che fa parte della famiglia conta di più. In senso pratico, le imprese. Qui siamo in Italia. L'impresa ce la inventiamo da adesso a un'ora avanti. Cioè siamo dei creativi pazzeschi, cose che non si fanno in Germania e in Francia, qui si fanno, solamente che non vengono premiate da uno Stato. Perché è troppo centralizzato, è troppo a torre. Come nel mio campo sono gli ospedali, l'ospedale. Da un po' di anni si è visto che, per esempio, decentralizzare farebbe molto meglio, dico col condizionale, perché purtroppo siamo ancora abbastanza centralizzati. Lo Stato è la stessa figura, tutto centralizzato, la torre sempre più alta, gli ami grattacieli, il Twin Tower, eccetera, eccetera. Questo ha dato significativamente, purtroppo, col terrorismo, quello che abbiamo visto con le Twin Tower. Non è il concetto che ci piace. Il popolo della famiglia vive la famiglia con la mentalità di un'impresa familiare premiata, che sia artigianale, che sia commerciale, che sia industriale, che sia agraria, che si lavori a casa, lavoro domestico
telematizzato, informatizzato, chiamatelo come volete. Allora lo Stato come priorità dice: io voglio far vivere la famiglia contenta, perché la famiglia poi darà il suo ritorno a uno Stato, l'ha sempre dato. Non c'è una famiglia, nel senso lato generale, che non abbia mai premiato i servizi per sé con un ritorno, con un non ritorno allo Stato. Il lavoro è per l'uomo, dice il popolo e la famiglia, non l'uomo per il lavoro. È un antico detto che nei tempi industriali si ripete spesso: l'uomo non è lavoro, l'uomo è dignità di persona, che è tutto un altro concetto. E se lo Stato non riprende questo concetto, possiamo parlare, spero non per secoli, ma per decenni, sempre scontrandoci, come è stato detto, uno con l'altro. Le proposizioni fatte dal movimento diritti e debiti, cioè, sono le proposizioni che porta avanti il popolo e la famiglia. Che colore avete? Né di destra né di sinistra. E allora dove volete stare? Vogliamo stare secondo la fiducia che ci darà l'elettorato. Ma non andate da nessuna parte. Primo passo, il popolo e la famiglia dagli analisti politici scontatamente non avrebbe passato la soglia, la quota delle firme per arrivare ad essere movimento politico. Non ci teniamo a essere chiamato partito, ma movimento politico. Così come è stato detto precedentemente, concordo, circoli, 7, 10, 200 persone che si riuniscono continuamente, stimoliamo la politica, cioè quella che è rappresentata in Parlamento. Io sono candidato per il Senato, area 4 della Regione Lombardia, in secondo posto per il popolo della famiglia. Non mi interessa andare in Parlamento, anzi mi spavento un po'. Spero che rimaniamo e andiamo al 3%, però fungiamo da Mosconi, da api che stuzzicano col loro pungiglione destra e sinistra. Cosa vuol dire? Che le leggi per l'impresa saranno sicuramente leggi che noi approveremo, e ne abbiamo tanti di economisti anche, ho compreso, lavorando in un'azienda sanitaria, faccio lavoro di volontariato, Madre Teresa di Calcutta, ambulatori, la grande maggioranza di quelli che si sono messi in piazza si candidano per il popolo e la famiglia. Quindi, quoziente, 100 e meno, come è stato detto, sicuramente sarà una battaglia in cui noi incideremo per quel voto che ci daranno, sicuramente. Opzione donna, ma neanche parlare. La famiglia, se c'è la donna, si è stimato dalla Bocconi, ma non solo da Bocconi, dagli Stati Uniti ancora di più, con gli studi megagalattici che fanno, da 1.800 euro a 4.000 euro vale un lavoro cosiddetto casalingo. Da 1.800 per la donna lavoratrice a 4.000 per chi vive il disabile con tutte le sue. Allora, questi sono i premi che lo Stato deve essere obbligato a dare, perché c'è la priorità famiglia. Pensione, no alla legge Fornero, sicuramente, ma scherziamo? Non vogliamo scherzare. Buffoni non vogliamo essere, clown terapisti sì. Come si fa? Farà ridere, mi devo rimettere il mio nasone e dire, riportando la natalità a livelli coscienti e responsabili di un popolo. O ci vogliamo far sopraffare, ma no, non è un negativo verso il razzismo, sopraffare da popolazioni che vengono qua, sbarcano il lunario, poverette anche loro, e portando via posti di lavoro, ovviamente, posti delle case, ovviamente. La natalità,
i servizi per la famiglia devono tenere come punto di riferimento che siamo troppo pochi. Come mai una famiglia, una coppia, non possono fare più di 0,8, 1,2 secondo regioni di figli? Quando poi nelle interviste, ah no, ma io ne farei anche 5. Vabbè, sono debuttate. Ma però è significativo questo stato d'animo. Ma non posso, come faccio? Ma li dai tu i soldi? Come faccio per studiare il mio figlio per questo e quest'altro qui? Lui tende, ma non ce la faccio. Qualcuno ce la fa aiutato dai nonni, famiglia. Chi di noi non ha aiuti dalla famiglia? Siamo uno Stato nello Stato, la famiglia. E allora cerchiamo di provocare lo Stato a dire famiglia, nucleo centrale di priorità. Poi tutti gli altri. Quindi natalità. Chiudo. I lavoratori, cioè il riposo, la qualità di vita, la dignità della persona. Ma scherziamo che non solo le donne, ma non c'è domenica, non c'è festa dei santi, non c'è riposo in pratica, tutti tiranni, e no, devi venire, no, non si può, e c'è di qua, se stai in malattia ti telefonano anche a casa. Guarda che sono 2 giorni che sei a casa, qui siamo in grosse difficoltà. Ma questa è la dignità e il rispetto per l'uomo, altro che aspettativa di vita. La conciliazione quindi tra lavoro e famiglia, asili nido, tutti i servizi, naturalmente, queste saranno prerogative di leggi che farà il popolo e la famiglia, ma soprattutto, dato che siamo obiettivi, pensando di arrivare almeno al 3%, saremo pungiglione, non feroce, che è una parola che sfugge dal linguaggio del popolo e della famiglia, ma saremo pungiglione puntuale fino a che i grossi dovranno dire, perché vedete che con Verdini, con 20 persone, è riuscito a fare dei cambiamenti grossi con 20 persone, no? 20 parlamentari. Quindi, aggiungendo i 20 parlamentari col 3%, con Camera e Senato, pungiglione puntuale. Grazie alla presenza. Grazie, cerchiamo di stringere anche un po', Massimo, grazie per aver aperto. Grazie, non voglio ripetermi, vi ringrazio per l'invito. E il movimento per i diritti dei disoccupati ha avanzato tante proposte, tutte condivisibili dal punto di vista del lavoro, della previdenza, frutto di esperienze, lotte, conoscenze, sofferenze, competenze. Quindi dal punto di vista concreto io voglio dire questo, occorre trovare una proposta unificante che ribalti la situazione, perché queste proposte trovano un muro di gomma, perché, come dire, il punto di riferimento è rappresentato, per farla molto stretta anche con degli esempi, dalla signora Prea in Regione Lombardia, dal signor Poletti al governo nazionale, tutti uniti appassionatamente a fare le stesse politiche che sono esattamente il contrario di quello che viene chiesto. Noi abbiamo una situazione di rapporti di forza devastati da cui ripartire per ricostruirle. Ovviamente da una situazione in cui il Parlamento era costretto negli anni 70 a votare a super maggioranza lo Statuto dei Lavoratori e la riforma sanitaria per assicurare un diritto universale a tutti, siamo arrivati a una triste mattina del dicembre 2011 in cui in piazze vuote c'era uno scioperichio, come fu detto allora, per far finta di contrastare la legge Fornero. Allora, per fare tutte queste cose, perché credo per il tempo non sia necessario da parte mia, anche perché con alcuni di voi abbiamo anche combattuto in alcune vertenze comuni, quindi non devo spiegare a voi la giustezza delle proposte vostre, nostre, che io condivido. Ma da dove ripartiamo? Qual è la proposta unificante? Qual'unica proposta valida è riuscire a unificare le forze
per trasferire risorse dalla rendita e dalla speculazione al lavoro. Non ci sono precedenti nella storia amministrativa italiana, nella storia politica istituzionale italiana, in cui sia stato possibile in 5 giorni lavorativi trasferire 20 miliardi per evitare il fallimento delle banche e dei gruppi di potere delle banche che sostengono la nuova, tra virgolette, vecchissima politica non libera e al soldo di interessi forti. Economisti, non Massimo Gatti, calcolano che di quei 20 miliardi, una cifra che non supera mai il 15-20%, serve a garantire i conti correnti di chi ha lavorato, di chi ha avuto la fortuna di avere una liquidazione e che aveva in banca 50-60 mila euro rubati a lui medesimo e ai suoi eredi da un sistema di potere inossidabile. Tutto il resto non c'entra niente con la tutela del risparmiatore. E allora, siccome voi siete bravissimi a fare proposte, per non ripetere quello che ho sentito e condivido, la proposta unificante, al di là di tutto quello che è successo, nessuno cancella la storia delle responsabilità. Se si vuole fare una politica efficace, fai anche, perché le proposte popolari sono sempre più moderate del sovversivismo delle classi dirigenti. Se tu collochi 20 miliardi in modo pluriennale e le trasferisci dalla rendita e dal capitale al lavoro, riesci, nessuno ha la bacchetta magica, ci sono anche proposte che possono essere affrontate in modo diverso, ma fai, non chiamiamo il piano del lavoro, se no ci facciamo nostalgici di tempi in cui le organizzazioni sindacali erano molto più forti, ma fai una cosa in cui fissi come si risolvono, perché non basta declamare, prima non ero d'accordo, adesso sono d'accordo, lo sento, cioè, rispetto tutte le posizioni, essendo un vecchio amministratore che si è sempre confrontato per decenni con i più concreti, quindi. Però questa è una proposta che oltretutto dovrebbe avere come garanzia, non c'è l'evasione fiscale, l'elusione eccetera eccetera, ma c'è anche il piccolo particolare che giacciono 100 miliardi di risparmio postale alla Cassa Depositi e Prestiti, che fino a 25 anni fa, nella vituperata Prima Repubblica, era vietato usare, se non per i comuni, le opere pubbliche, il bene pubblico, non rimpiango quei tempi, però. Quindi c'è una seconda garanzia e c'è una terza garanzia assolutamente moderata. Io penso altro, ma basterebbe anche a mettere a garanzia il fatto che non aumentino le spese militari. È vergognoso che sia il paese europeo che, destinando armi, poi si piange la guerra, aiutiamo, eccetera, c'è un po' di decenza per quantomeno non destinare le armi al Golfo, agli Emirati, all'Arabia Saudita. Quindi c'è un trittico che può consentire subito di fare da dove partiamo, bisogna fissare da dove partiamo. E io penso che questo sia importante per lo Stato e per la Regione. La Regione, leggendo chi è capace, come ho visto le proposte, finisco, ovviamente io adesso, avendo fatto lungo l'amministratore, appunto c'è questa battaglia elettorale per affermare un punto di vista alternativo anche in Lombardia, con Sinistra per la Lombardia, ovviamente io credo che ci siano misure elementari, ognuno deve fare il suo pezzo, no? Non vedo Leonardo da Vinci all'orizzonte, però se ognuno facesse il suo pezzo, venerdì andremo a fare l'assemblea all'AFOL, il vecchio collocamento, ragazzi, orientamento, formazione, lavoro, 20 anni di lavoro delle istituzioni pubbliche, tutta quella struttura vuole essere privatizzata e dismessa. Chi si occupa del lavoro degli altri ha avuto una proroga di 2 mesi per pagargli gli stipendi, se no chiude tutto. Un po' di serietà. Fin Lombarda, Lombardia si va di essere stata tante risorse, finito, ci sono società pubbliche che devono servire per fare, prima ha parlato, abbiamo seguito quando eravamo in provincia, tutto il settore della Nokia, Giabile, lì intorno a Cassina dei Becchi c'erano 5.000-6.000 dipendenti, non è che la Lombardia
non riesce a fare un tavolino che non sia retorico senza metterci un po' di quattrini, quindi un po' di politiche per i servizi pubblici, socialdemocratiche, no, non rivoluzionarie, ma che ripristino un po' di possibilità per fare le cose che dite voi, se no in coda alle vostre documentazioni, per dirla con una nota di costume ma mica tanto, promesse, 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 poi non è rimasto neanche l'abbonamento per potersi spostare in Regione Lombardia quando si ha la ricerca anche di notizie, di informazioni, perché mentre si spara la cosa più alta non è neanche stato mantenuto l'abbonamento agevolato a 16 euro. Sì. Questo fa parte dell'esperienza concreta. Grazie per l'attenzione, scusate se vado io tra poco, che non sono mai abituato ad andare via senza ascoltare. Sì, adesso possiamo parlare del Movimento 5 Stelle, c'è qui con noi Daniele Pesco e Bruno Misculini. Chiederei di stare dentro di 10 minuti entrambi, perché c'è poi anche quel candidato del PD e forse anche qualcun altro che ancora vuole parlare. Vi chiederei di rispondere soprattutto sui temi che vi abbiamo posto: donna salvaguardia, opzione donna, quota 41, quota 100, grazie. Perché nel programma del Movimento 5 Stelle non c'è la donna salvaguardia? Buonasera a tutti, io sono Bruno Misculini, sono candidato alle regionali per Regione Lombardia e io parlo per il programma regionale, quindi queste soluzioni nazionali lascio a Daniele il compito di rispondere. Allora, sulla regione noi abbiamo un programma che è pubblicato già da almeno 3 mesi sul nostro sito lombardia5stelle.it, programma regionale, principalmente sul lavoro, sanità e ambiente, questi sono i 3 filoni principali. Adesso per fare proprio un intervento molto breve mi limiterò a elencare, diciamo, i punti che riguardano il lavoro, che sono qua dentro, cercando di fare proprio una cosa molto veloce. Allora, vedono su 2 filoni, uno, sostegno all'occupazione e la riforma dei centri per l'impiego, 2, aiuti alle imprese. Quindi vado con l'elenco, mi dispiace, così sono breve e lascio più spazio per gli ultimi rimasti. Allora, nell'ambito della riforma dei centri per l'impiego, prima di tutto vogliamo rimettere la governance dei servizi per il lavoro e la formazione professionale in mano al pubblico, perché adesso è in mano ai privati e non funziona bene, evidentemente. Quindi impedire la speculazione delle agenzie sui servizi per l'impiego, cioè dare finanziamenti solo al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, mentre invece adesso sono dati e basta, a pioggia più o meno. Poi la creazione di un sistema regionale, di una rete, con un portale anche lombardialavoro.it, in cui, come dire, mettere insieme le offerte di lavoro in modo da facilitare la possibilità di trovare un impiego adatto alle proprie caratteristiche. Si prevede di fare questo portale unificando anche con il portale che già c'è dei centri dell'impiego, ma che non è molto parziale e poco funzionale. Allora, poi proseguo con i punti: trasformare la dote unica lavoro e la garanzia giovani da misure di occupabilità a misure di occupazione, quindi anche qua incentivi a inserimenti effettivi e non prima. Altro punto, incentivi alle imprese e sulle regioni disoccupati attraverso bandi a sostegno delle piccole e medie imprese e delle microimprese che investono sull'innovazione e favorendo le assunzioni stabili, quindi bandi per favorire l'impiego. Allora, passando al filone degli aiuti alle imprese, qui ci sono una serie di punti un po' più ampi: si va da una progressiva abolizione dell'IRA per l'avvantaggio delle piccole e medie imprese e delle microimprese, che sono grossa parte del tessuto industriale nazionale, anche se fino adesso sono state molto poco aiutate e favorite rispetto ai grandi. Allora, contrasto alle delocalizzazioni, poi la responsabilizzazione delle imprese, cioè la responsabilità sociale di impresa, quindi fare degli accertamenti sul rispetto dei diritti, la protezione dei lavoratori, salvaguardia dell'ambiente, impiego di materie prime biodegradabili, imballaggi riciclabili, tutta questa sequenza di cose per avere anche un rispetto dell'ambiente.
tutela della salute dei lavoratori e rispetto delle comunità locali. Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso, dietro cui si celano spesso forme di sfruttamento del lavoro anche molto bieche, veramente terribili. Organizzarsi per fare per un aiuto all'internazionalizzazione dei prodotti delle piccole e medie imprese, perché sappiamo che ci sono eccellenze straordinarie anche specie in Lombardia, e però sono imprese piccole, quindi hanno bisogno di aiuto per riuscire a portare i prodotti all'estero, che vuol dire sviluppo di fatto e quindi aumento dell'occupazione. Poi il punto della presenza femminile nelle aziende. Bisogna affrontare il tema della disparità salariale e contrattuale una buona volta, quindi intervenire anche lì, parità di genere, di presenza, diffondere poi pratiche che favoriscono il lavoro invece che renderlo più difficile, che minimizzano anche gli spostamenti poi di, quindi telelavoro, part time e flessibilità varie. Ecco, io ho fatto una veloce sintesi dei punti, ma di fatto è una veloce sintesi di quello che c'è scritto nel nostro programma, che è sul sito, quindi disponibile alla lettura e confronto per tutti. Vi ringrazio e passo la parola a Daniele Pesco. Grazie. Grazie Bruno. Rispondo in modo specifico alle domande che sono state fatte. Quota 41 sì, quota 100 sì, opzione donna sì, per quello che resta fuori da quota 41 e quota 100, e anche superamento della Fornero, sì, quantomeno con la stabilizzazione dell'età pensionabile fino al 2023. I soldi ci sono, nel senso che le 8 salvaguardie che sono state fatte sono stati spesi 11 miliardi. Se fosse stata fatta una misura già omogenea all'epoca, i soldi sarebbero stati utilizzati praticamente gli stessi, non ha voluto farla, ha voluto spezzettare, quindi noi siamo per un intervento globale che possa comprendere tutti, quindi 441, 400, l'opzione donna, e quindi logicamente anche una salvaguardia, una scrittura del programma, logicamente queste persone sono rimaste fuori, vengono comprese all'interno di queste misure. E poi abbiamo il reddito di cittadinanza, 780 euro per il singolo che non ha altri redditi, secondo noi è la misura che può veramente dare una risposta concreta a queste persone, che possono veramente cercarsi un lavoro in modo, non dico comodo, ma quantomeno dignitoso. Quindi cercarsi un lavoro in modo dignitoso è la misura che serve per riuscire a dare una risposta concreta a queste persone. E poi bisogna puntare sul lavoro, perché già paniamo alla ricerca del lavoro, ma le aziende non assumono. Da questo punto di vista, quindi, è necessario veramente riuscire a capire qual è la forma per riuscire a incentivare le aziende, la forma migliore per rilanciare la domanda interna. Quindi lasciamo un pochino più di soldi in tasca ai cittadini attraverso una revisione fiscale che noi abbiamo pensato ad inserire nel programma, col quale appunto potremmo veramente rilanciare una domanda interna che però deve essere sostenibile dal punto di vista economico e anche ambientale. Mi fermo qua per non rubare tempo agli altri. Grazie. Grazie. La parola al rappresentante PD, quanto è il Sì, è un nome un po' difficile, ma l'hai detto giusto. Sono Cautele Boumi, ho 26 anni, sono la candidata più giovane del PD alle regionali e oltre a ciò ho avuto la possibilità di studiare grazie al piano Polders in Olanda, a cui è ispirato appunto il Job Act. Grazie al piano Polders, alla formazione specifica, sono oggi in grado di parlare 6 lingue e lavorare in qualsiasi ambiente in tutto il mondo. Questo vuol dire che questa attenzione alla formazione specifica, all'inserimento sul lavoro che c'è in Olanda però manca in Italia, mi ha aiutato nel mio percorso formativo e lavorativo, sia come giovane che come donna, garantendomi la flessibilità di mansioni che prima non esistevano ma oggi sono i cosiddetti nuovi lavori. Grazie al piano Polders ho potuto accedere a una formazione accademica studiando International Business Management presso la città di Eindhoven. Ho dovuto lavorare part time 2 giorni a settimana e ho avuto accesso ai fondi europei di 980 euro al mese che mi hanno permesso di completare i miei studi, cosa che in Italia non sarebbe avvenuta. Dopodiché ho avuto la possibilità di lavorare per varie aziende di fama internazionale che mi hanno offerto una formazione specifica di 3 settimane con inserimento sul lavoro affiancato da un collega più esperto.
Ecco, io credo che questi siano sistemi del tutto applicabili al territorio italiano e che possano risolvere quella che è la gap tra domanda e offerta del mercato, in cui potremmo anche coinvolgere il settore delle associazioni non come formazione, ma laddove non si possano collocare i disoccupati, ovvero in Olanda una volta che si viene licenziati si passa al piano VVV, in cui il governo si prende cura di pagarti quello che era il tuo stipendio per un totale dai 3 ai 6 mesi. Dopodiché se il licenziato non trova lavoro viene programmato un altro tipo di percorso che include anche iniziative di lavori socialmente utili o rivolte al volontariato. Io credo che questa sia pienamente la dignità del lavoratore, che se una persona non è in grado in un periodo di 3 mesi di trovarsi un lavoro può certamente svolgere delle mansioni per associazioni o lavori socialmente utili che garantiscono uno stipendio da parte dello Stato. Il muoversi in questa direzione è proprio il programma della mia campagna elettorale ed è per questo che mi sono candidata, proprio per portare la mia esperienza all'estero e proporre delle nuove iniziative che siano il filo conduttore tra i vari aspetti del nostro ecosistema e della nostra società e che favoriscano la nostra economia. Per quanto riguarda la donna, sto cercando di sviluppare dei programmi di smart work che permettano alle donne di lavorare sia da casa che da hub adibiti proprio al lavoro e alla condivisione di servizi. Oltretutto credo che il lavoro e la casa vadano di pari passo, infatti nella nostra regione ci sono molti spazi che sono liberi ma non sono né affittati né utilizzati, sono di proprietà ALER, che potrebbero essere comodamente utilizzati come abitazioni per giovani, giovani coppie e giovani in età da lavoro, che non vuol dire che devono essere giovani di 20 anni o 26 anni come me, ma possono essere tra i 34 e i 35 anni che magari sono a carico dei propri genitori, il che non gli garantisce né una dignità né un futuro. Questi programmi includerebbero appunto la cessione da parte della regione di queste abitazioni con affiancamento di un programma formativo che li inserisca sul lavoro. Questa è la mia proposta ed è la proposta in linea con il programma del mio partito. Per quanto riguarda la quota 41 e la quota 100, sì, opzione donna, sì. E la legge Fornero credo sia da revisionare e implementare con altri strumenti che la rendano uno strumento di progresso e non di limite per i lavoratori, per i giovani e per le donne. Dopodiché chiudo lasciando la parola agli altri ospiti. Grazie.